Bentrovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi aggiorna, vi tiene aggiornati su tutte le attività del Consiglio regionale della Toscana. In primo piano l'alluvione della Versilia, era lontano 1996, sono già passati 25 anni dalla devastazione che investì la Versilia e la Garfagnana, il tutto in una mostra itinerante. Che quel giorno in Italia niente diceva che ci sarebbe stata una pioggia, è stato credo il primo caso di un uragano da noi, di una bomba d'acqua qui da noi in Italia. E anche a pochi chilometri da dove avveniva c'era un altro tipo di tempo, c'era il sole e non ci si rendeva conto. 25 anni fa, il 19 giugno del 1996 per la precisione, i territori della Versilia e della Garfagnana furono colpiti duramente dalla furia delle acque. La devastazione e l'abbandono lasciarono campo alla speranza e alla ricostruzione, ma solo col tempo. Il simbolo di quella tragedia fu probabilmente il paese di Cardoso. Dicemmo, dobbiamo riuscire con l'autocertificazione a fare prima per i rimborsi di quanto fanno in Germania. Non solo ci riuscimmo con la collaborazione dei sindaci e con l'autocertificazione, ma risparmiamo soldi. E poi nella ricostruzione avere un rapporto positivo con le popolazioni, con la messa in sicurezza, Cardoso è stato ricostruito e con un metodo che era questo, una ditta che vinceva un appalto, perché il regime commissariale ha procedure eccezionali, una ditta che vinceva l'appalto non poteva partecipare a altri appalti di lavori finché non aveva terminato quello che aveva vinto. Un quarto di secolo dopo si ricordano le 13 vittime di quell'alluvione con una mostra diffusa dal titolo Contatto 1996, rassegna itinerante che toccherà i 4 comuni della Versilia storica feriti dall'evento tragico: Stazzema, Seravezza, Forte dei Marmi e Pietrasanta. I problemi, gli ostacoli c'erano dall'inizio, ci furono fasi anche difficili di polemica sull'interpretazione delle ragioni di quel disastro, chi diceva che era colpa della cementificazione. In realtà quello che venne fuori è che quell'evento, per la prima volta in Italia si parlò di una bomba d'acqua, fu questo lo che scatenò e che ebbe un effetto distruttivo, perché quella bomba d'acqua provocò le frane, enormi frane dei castagneti abbandonati. Cioè poneva questo problema, cioè che la montagna, che il territorio se non è curato, se è abbandonato, può diventare un pericolo. Questo è il tema che viene fuori e sul quale, ed è un tema di grande attualità, perché l'Italia e la Toscana hanno grandi fragilità dal punto di vista idrogeologico e quindi sono esposte a questi rischi. La lezione dovrebbe essere ancora oggi quella quindi di intervenire seriamente per evitare quei rischi, consolidare dove c'è da consolidare, ma anche immaginare una ripresa di attività di manutenzione del territorio e della montagna senza le quali i rischi non si eliminano. Questo che dovrebbe essere. E può anche attivare, come dire, attività economiche di ritorno in condizioni nuove, innovative, perché un tempo i monti e in quel caso le Alpi Apuane erano anche fonte di economia, insomma, i castagneti servivano per far mangiare la gente, negli alpeggi si coltivava agricoltura, si tenevano gli animali e così via, tutto questo era scomparso. Oggi può questo ritornare un elemento coniugato magari anche con il turismo, l'agriturismo, un elemento che può servire a ridare quella manutenzione alla montagna che è necessaria, quindi bisogna pensare anche a un'idea di sviluppo che sia molto più rispettosa dell'ambiente. L'opera di ricostruzione che abbiamo fatto là era improntata già a un'idea di sostenibilità. E le opere fatte erano tutte fatte immaginando non solo di reggere a un evento uguale a quello che avvenne allora, che provocò quella catastrofe, ma anche del pieno rispetto, diciamo, della storia, delle caratteristiche naturali e ambientali di quel territorio. Un dissesto enorme in una montagna che era una montagna antropizzata. Il comune di Stazzema fino a qualche decennio prima contava 7.000 abitanti, oggi siamo in 3.000 abitanti. Il nemico della montagna non sono alcune situazioni, ma è lo spopolamento. E lo spopolamento avviene per un elemento semplice, perché non ci sono politiche che favoriscono il permanere dei residenti nella montagna toscana e italiana.
Le quattro location, corrispondenti ognuna ad un comune, sono state pensate come un'escalation emotiva crescente, dove le installazioni site-specific in maniera differente permettono all'osservatore di immergersi nell'opera, un processo secondo il quale lo spettatore è coautore, con un contatto, appunto, che si fa sempre più profondo. Fu una tragedia vera che segnò la vita di tante cittadine e di tanti cittadini della Toscana, che ci mandò un monito forte. All'epoca, quel 19 di giugno, io lo ricordo perché stavo svolgendo gli esami di maturità e mi toccò profondamente. Dopo pochi mesi sarei arrivato a Pisa e vedere quelle immagini, persone trovate morte in mare, la forza della natura all'epoca sembrava un fatto casuale, in realtà nel tempo ci siamo resi conto che i cambiamenti climatici hanno toccato pesantemente il nostro territorio e quello che è avvenuto nell'Alta Versilia non è nient'altro che un messaggio forte che la terra ci manda e su cui la politica deve investire di più. Penso a tutto quello che abbiamo fatto e che dovremo continuare a fare sul tema del dissesto idrogeologico. Penso alla necessità di forti investimenti anche nel PNRR in questa direzione. Oggi ho voluto che si svolgesse qui in Consiglio regionale questo momento di presentazione per mandare un messaggio, il messaggio che questa è una delle nostre priorità su cui dobbiamo lavorare e che dal ricordo di quelle vittime c'è anche l'impegno che dobbiamo mettere in campo. Sono contento che qui insieme al sindaco di Stazzema oggi ci siano due persone che con impegno, passione, dedizione e la buona politica hanno seguito quei periodi davvero bui. L'ex presidente della regione Vannino Chiti, Paolo Fontanelli che era commissario in quel momento delicato. Li ringrazio perché la loro presenza qui oggi dà il segno della necessità che noi abbiamo, partendo dal ricordo, di mettere in campo tutte le azioni che possono servire per fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. Primo giro di audizioni in commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose della criminalità organizzata in Toscana sulla vicenda Cheu, che parte da lontano, dal 2017. La vicenda Cheu parte da lontano, esattamente dal 2017, quando l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana rileva anomalie, anche cromatiche, in terreni interessati da una lottizzazione a Pontedera. E quanto riferito dai direttori generale e tecnico di ARPAT, Pietro Rubellini e Marcello Mossaverre, ascoltati dalla commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata in Toscana, guidata da Elena Meini nel primo giorno di audizioni. Le anomalie rilevate nel 2017 hanno confermato il mancato rispetto dei requisiti per l'utilizzo in ambiente del materiale di risulta. Si è proceduto quindi con una serie di diffide fino a che non è intervenuta la magistratura nel giugno 2020, sequestrando i cumuli di aggregato di una ditta di Pontedera. L'agenzia lavora come ente strumentale della procura rispetto ad una indagine che si è allargata anche ad altri siti, 10 in tutto, con caratteristiche molto diverse tra loro, hanno riferito alla commissione. La situazione, molto variegata, ha permesso comunque di mettere a punto un modello generale da utilizzare per la verifica e la conoscenza ambientale, mentre in parallelo sono stati svolti, su richiesta diretta dei cittadini, campionamenti sui pozzi privati, non rilevando anomalie. Le schede di sintesi dei 10 siti interessati saranno inviate alla Commissione previa verifica con la Procura. Come vorremmo vedere la Toscana nel 2050? È questo il tema del bando di concorso per videomaker Toscana in spot 2021, ritorno al futuro. Come vorremmo vedere la Toscana nel 2050? Aprire una finestra sulla regione che sarà tra 30 anni è una missione a cui è chiamata in causa la visionarietà dei videomakers. Allora è rivolto il bando Toscana in spot 2021, ritorno al futuro, indetto dal Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, che mette in palio 3 premi ai migliori spot video realizzati da autori residenti in Toscana che ci proietteranno all'inizio della seconda metà di questo secolo. Un'idea lanciata dal Presidente del Consiglio regionale a inizio legislatura. È un'idea che ho lanciato all'inizio di questa legislatura, quella di rappresentare
con gli occhi delle ragazze e dei ragazzi più giovani quella che sarà la Toscana dei miei figli, la Toscana delle nuove generazioni. Ringrazio Enzo Brogi che subito ha accolto questa sfida, ha deciso come Corecom di lanciare l'idea di premiare i migliori filmati che possano rappresentare quella che sarà la Toscana del 2050. Io mando un appello a tutte le ragazze e i ragazzi toscani, partecipate, date il vostro contributo, provate a raccontare con le vostre lenti quella che sarà la Toscana di domani, come sarà il turismo nel 2050, come sarà l'agricoltura nel nostro territorio, tra città d'arti e piccoli borghi, come riusciremo a farli crescere insieme e le tecnologie, come impatteranno sulla vita dei cittadini, che cambieranno in maniera notevole. Ecco, attraverso gli occhi e le lenti dei ragazzi e delle ragazze più giovani vorrei che venisse fuori davvero l'idea della Toscana del futuro. Io in queste settimane ho deciso di andare spesso nelle scuole e lo farò per tutta la legislatura. Devo dire che è stata l'esperienza più bella che ho vissuto in questi mesi. Grande contaminazione, grande capacità di leggere il presente e il futuro, grande voglia di partecipare nella vita pubblica. Come ho detto ai ragazzi, non siate mai indifferenti, non giratevi mai dall'altra parte, abbiate il coraggio di porci temi di frontiera, quelli più difficili da trattare, il rapporto tra l'uomo e la macchina, la necessità di ripensare i temi dei diritti in maniera più sensibile. E questa è la sfida che noi abbiamo avanti e un'assemblea legislativa non può che porsi a discutere di questo. Per il governo dell'oggi c'è la Giunta che lo sta già facendo molto bene. Sarà un'occasione per sollecitare la creatività delle nuove generazioni, chiamate ad esprimere la propria visione dello sviluppo della loro terra dal punto di vista sociale, culturale, economico e ambientale. Una prospettiva resa ancora più urgente dal cambio di passo imposto dalla pandemia. Il tema è quello, senza però lasciarci coinvolgere troppo nella fantascienza. Noi vorremmo offrire l'opportunità ai giovani, in modo particolare filmmaker della Toscana, la possibilità di raccontarci come loro vedono il 2050. Raccontarcelo dando spazio alla creatività, alla fantasia, immaginando, e l'immaginazione si sa che è la massima espressione della libertà. E allora questi stimoli possono divenire un messaggio, un'idea, uno stimolo per quello che potrà essere la Toscana del 2050. Una Toscana che avrà vissuto però questa situazione di pandemia, che comunque modificherà in tutti noi le abitudini, le culture. E allora vedere come lavoreremo nel 2050, come ci muoveremo nel 2050, come costruiremo le nostre città nel 2050. Molte cose cambieranno. La speranza però è che i ragazzi, nel costruire questi spot, ci offrano un'occasione positiva, quindi molto più quello in cui credono che molto di più di quello in cui potrebbero temere. Proiettarsi nel futuro ancorandosi però al passato più bello attraverso lo short movie Sulle ali della Vespa. La Toscana che guarda al futuro lo fa ancorandosi al suo passato recente, lo fa attraverso uno short movie Sulle ali della Vespa, proiettato in anteprima al Teatro La Compagnia di Firenze. Sono felice ed emozionato di essere stasera qui al Teatro della Compagnia con tante ragazze e tanti ragazzi che rappresentano Sulle ali della Vespa quella che è la nostra idea di Toscana, una Toscana che guarda al futuro, che parte dalla sua storia, dalla sua bellezza, parte dal mito della Vespa e cerca di costruire le condizioni per una Toscana sempre più bella. Grazie a Renato Raimo per aver guidato questi ragazzi e grazie a tutti coloro i quali si sono impegnati. È una bellissima serata e vedere che finalmente si riparte davvero, ci ritroviamo tutti insieme, ci ritroviamo con lo sguardo rivolto al futuro. Il cortometraggio diretto da Renato Raimo è stato realizzato con gli studenti attori dell'Istituto Ipsia di Pontedera, città dove iniziò la grande avventura industriale di uno dei simboli ancora oggi dell'Italia nel mondo, la Vespa.
Hanno creduto in me, hanno creduto nel messaggio che sulle ali della Vespa racchiude, e saranno qui presenti tutti loro perché è il loro momento. Io veramente mi farò piccolo piccolo perché voglio dare tutto lo spazio che si meritano. Sulle ali della Vespa ha in sé una magia e sarebbe un peccato fermarla qui. Questa la possiamo considerare una puntata zero, perché ho in mente di girare una serie televisiva. Quindi siamo qui anche a chiedere di non abbandonare questo meraviglioso progetto a chi può far qualcosa, perché prenda veramente il volo. Grazie. Ed è tutto da Toscana a Parlamento. Gli aggiornamenti sulle attività del Consiglio regionale tornano la prossima settimana.